È scomparso il professore Emilio Pecori, primo presidente dell'allora Cassa Rurale d'Artigiana di Roscigno. Lasciò la presidenza nel 1974 per rivestire fino al 77 la carica di vicepresidente e successivamente la carica del presidente del collegio sindacale fino all'aprile del 1986. Siamo particolarmente colpiti perché ci lascia un uomo che ha segnato la storia del nostro istituto di credito, ha commentato il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese. Lungimirante imprenditore, uomo serio ed appassionato, al quale si affidarono i 30 soci fondatori proprio 60 anni fa per dare vita alla nostra realtà bancaria in un momento in cui non era assolutamente facile immaginare di creare un istituto di credito, oltretutto in un territorio come quello degli Alburni, sottolinea Albanese. Ogni parola sarebbe superflua per ricordare la preziosa figura del professor Emilio Pecori. Ci lascia un punto di riferimento della nostra storia, un faro che ha guidato fin dal principio la nostra azione, un uomo ricco di valori e sempre vicino ed interessato alle vicende della banca. Particolarmente commosso il direttore generale Albanese, che ha voluto ricordare la forte amicizia che legava Emilio Pecori al padre Alfiero, il quale proprio il professore Pecori volle al suo fianco come primo presidente del collegio sindacale. Lo stesso direttore Albanese ricorda ancora con particolare piacere la partecipazione attiva del professore Pecori durante la cerimonia dei 50 anni dalla fondazione della banca, nonché quando venne inaugurata nello stesso periodo la sede amministrativa di Sant'Arsenio. Sarà una significativa assenza durante il prossimo sessantesimo, sottolinea ancora il direttore Albanese, dove i vertici aziendali speravano nella sua presenza. Si uniscono al dolore della famiglia Pecori il presidente Anna Misce, i componenti del consiglio di amministrazione del collegio sindacale, il direttore generale Michele Albanese e tutti i dipendenti della Banca Montepruno.